Buonasera, torniamo a parlare questa sera di diritti. È un tema di cui si parla molto in queste settimane perché c'è questa legge che, diciamo, è molto attesa da anni da questo paese. Chiaramente Arcigay spera che vada in porto, bisogna vedere come andrà in porto, no? Visto Sì. che ci sono continui cambiamenti o comunque ipotesi varie. Sì, esatto. Oltretutto si tratta di un disegno di legge che è semplicemente un primo passo verso l'uguaglianza, non è neppure un decreto, insomma una norma che garantirebbe la piena uguaglianza, che è invece quello che ovviamente le associazioni LGBT si auspicano, a cui auspicano. Però è comunque un primo passo e infatti ci stiamo mobilitando per fare un po' di pressione, per appunto chiedere semplicemente che siano riconosciuti dei diritti base e che siano riconosciuti soprattutto lo stato di fatto delle cose, delle coppie omosessuali che esistono, delle famiglie omosessuali con figli, quindi semplicemente un primo riconoscimento di quello che è la realtà. Ecco, le polemiche di questi giorni sono soprattutto su questo riconoscimento, no, dei figli, diciamo, di uno dei due partner, e c'è la Chiesa, insomma, la posizione cattolica che è quella più contraria, no, in questi giorni. Sì, esatto, loro difendono la famiglia, ma in realtà anche queste sono famiglie che esistono, bambini che nascono, che vivono in Italia, che vanno a scuola, anche, sono diventati anche adolescenti ormai, e vivono una strana situazione per cui hanno due genitori che li crescono, che li educano, che li mantengono, ma se dovesse succedere qualcosa al genitore biologico, di fatto questi bambini sarebbero considerati orfani, addirittura a rischio adottabilità. Quindi quello che il disegno di legge Cirinna prevede è appunto la possibilità da parte del partner, quindi del genitore non biologico, di poter accedere all'adozione speciale, che è qualcosa che già esiste in Italia, e quindi avere un minimo di riconoscimento, ma di tutela per i figli, per i bambini in primis. E che dire, le posizioni di chi si ritiene contrario mi sembrano anacronistiche, ma soprattutto ecco, fuori dal mondo, fuori dall'Europa, visto che varcando il confine dell'Italia ormai in tutti i paesi intorno a noi questa è realtà e lo Stato si è adeguato, insomma, ed ha riconosciuto quello che sono la realtà delle famiglie, la varietà delle famiglie. Ecco, ad Arezzo c'è una stima di quante coppie, ad esempio, omosessuali ci sono, è un censimento difficilissimo da fare e quindi magari di quanti potrebbero usufruire, no? Nel caso la legge andasse in porto di questo riconoscimento ufficiale. Beh, ad Arezzo ora quantificare le coppie è impossibile, però ci sono almeno 3-4 coppie che sono andate all'estero a sposarsi e quindi che sono all'estero coniugi e in Italia invece perfetti sconosciuti. Ci sono almeno due coppie di donne che hanno avuto un figlio attraverso la fecondazione assistita all'estero e quindi nel nostro piccolo queste sono quelle conosciute. Però sono già dei numeri, insomma, in paragone con l'Italia, fate voi i calcoli, insomma. È un tema dove si usano anche parole molto forti, soprattutto in politica. Ad esempio Gasparri ha parlato addirittura di nazismo in chi vuole figli alla carta, così è. Ma non è assolutamente così. Io poi tengo a precisare che appunto l'accesso alla fecondazione assistita e anche alla gestazione di sostegno è un qualcosa a cui accedono anche le coppie eterosessuali, insomma, non è certo una cosa ad esclusivo uso delle persone omosessuali. Essere omosessuali non vuol dire essere sterili, quindi nel senso. Non vedo dove sia, cioè sono accuse, ecco, veramente prive di fondamento se non dettate proprio dall'ideologia e da un conservatorismo veramente anacronistico. Insieme a Francesco Novizzi vogliamo anche un po' fare la storia del registro delle unioni civili, no? Perché ovviamente nel nostro territorio, diciamo, siamo stati tra quelli che appunto poi l'avevano istituito. Sì, uno dei primi, negli anni 90, uno dei primi comuni in Italia che aveva istituito il registro delle unioni civili.
evidentemente aperto non solo alle coppie di fatto omosessuali, ma anche alle coppie di fatto eterosessuali. Quindi chiunque decideva di stare insieme, di amarsi, di condividere uno spazio, di convivere, poteva, può iscriversi a questo registro. È evidente che è un registro che negli anni è stato anche sottoutilizzato dalla popolazione aretina, dai residenti nel comune di Arezzo, anche perché purtroppo, non essendoci, come dicevi anche prima intervistando Vasarri, non essendoci una legge quadro a livello nazionale che disciplini, tuteli, renda norma attiva questo tipo di unioni, di fatto è semplicemente un atto simbolico che non ha nessuna ricaduta nella concretezza della vita quotidiana. Cosa potrebbe accadere secondo te con questa, se andasse in porto, diciamo, potrebbe essere un passo in avanti, seppur minimo? Ma direi di sì. Allora, io credo che il Comune di Arezzo, quando ha approvato quel registro, il Consiglio Comunale ha fatto un atto di civiltà, ripeto, atto simbolico e non sostanziale, ma comunque atto importante. Dopodiché la legge, che noi siamo in Europa, no? E patiamo ogni giorno il fatto di esserlo, lo dico chiaramente, per i limiti fiscali, per i limiti economici, abbiamo patti di stabilità, tutto quello che purtroppo chi ci ascolta sa molto bene. L'essere in Europa presuppone delle regole ferree dal punto di vista economico e finanziario, le accettiamo. Dopodiché io però, per sentirmi europeo, vorrei essere al pari degli altri paesi europei, non solo dal punto di vista economico, non voglio essere competitivo con la Germania nei mercati finanziari e basta, voglio essere competitivo con la Germania anche dal punto di vista dei diritti civili, sociali, riconosciuti ai cittadini. Ecco, io credo che il DDL Cirinnà, che per quanto mi riguarda è un piccolo passo in avanti, non è il passo vero per allinearsi ai paesi occidentali e Stati Uniti. Ricordo che anche gli Stati Uniti, la Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi il massimo organo insieme al Presidente degli Stati Uniti appunto, ha riconosciuto le coppie di fatto tra persone dello stesso sesso. Quindi si tratta di portare l'Italia a livello degli altri paesi occidentali. Con il DDL Cirinnà facciamo un piccolo passo in avanti, per quanto mi riguarda non raggiungiamo gli altri paesi, ma facciamo comunque un passo in avanti. Quindi vada avanti questa legge, e lo dico da laico, non ci deve essere una differenza tra chi crede o non crede. Io credo che qui non si va a toccare la fedeltà, la religione, perché mi volete dire che la Francia o la Spagna non sono paesi cattolici? Sono certo paesi cattolici, dove però c'è una legislazione che permette a tutti di avere dei diritti, indipendentemente dal credo religioso. È nato Articolo 3, che è una rete per valorizzare le differenze. Qual è il vostro obiettivo? Sì, allora, come è nata questa rete, che appunto include associazioni, singoli cittadini, forze politiche, e lo scopo è quello lì di valorizzare appunto, diciamo, l'essere umano, di tutelare le minoranze, e in base proprio a quelli che sono i principi della nostra Costituzione, della Carta fondamentale, diciamo della Carta dei diritti dell'uomo dell'Unione Europea. Appunto, la nostra Costituzione all'articolo 3 dice che comunque lo Stato deve rimuovere tutti gli ostacoli alla piena realizzazione delle persone senza discriminazione di sesso, razza, orientamento religioso. Noi ci poniamo appunto questo obiettivo, che è quello di fare buone pratiche, fare informazione e soprattutto tutelare le minoranze di qualunque tipo esso siano. E appunto, per quanto riguarda, ora saremo in piazza il 23 per questa manifestazione a sostegno delle coppie omosessuali, ovviamente, e anche per sollecitare appunto l'attenzione su quello che è il DDL Cirinnà, che, come abbiamo detto, è un piccolo passo, ma è un passo fondamentale appunto per arrivare al nostro obiettivo, che sarebbe quello lì dei matrimoni egualitari. Quindi, insomma, ci sarà un impegno costante su questi temi, anche qui ad Arezzo? Sì, certo, su tutta la provincia Arezzo. Già il nostro primo atto è stato quello di invitare tutte le realtà comunali, tutti i comuni appunto, ad aderire alla rete Redi, che è una rete appunto contro le discriminazioni, e questa rete è una rete che, diciamo, non comporta oneri per i comuni, comporta solo l'adesione a un comune sollecitare contro le discriminazioni. Poi abbiamo anche in cantiere altri provvedimenti, che sono quello appunto dell'istituzione del registro delle unioni civili nel comune di Arezzo, che quello che abbiamo ora, diciamo, ha un valore puramente simbolico. Noi ci vogliamo ispirare ai comuni come Milano o Torino, che sono, diciamo, quelli più avanzati, anche Napoli, che praticamente permettono con i loro registri appunto delle unioni civili alle coppie omosessuali o eterosessuali che sono iscritti in questo registro di poter accedere ai servizi comunali, servizi sulla salute, sulla casa, sport, tempo libero, eccetera. Ecco, comune è quello più grosso, però da quella rete no, è uscito nei mesi scorsi. Sì, è uscito purtroppo, e richiederemo nuovamente al Comune di Arezzo di aderire a questa rete, che
tendo a sottolineare il fatto, non comporta oneri per l'amministrazione, semplicemente impegna l'amministrazione a comunque a combattere le discriminazioni. Io penso che non sia un combattere discriminazione, non debba avere un colore politico. Un paese civile non si basa sulle discriminazioni, le combatte e rende i cittadini tutti uguali. Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito. Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Io sono un bambino normale e mi piace la scuola. Anche io sono un bambino normale, vado a scuola e mi piace lo sport. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, però ho 18 amici. Ah, il mio papà è molto importante. Anche il mio papà è importante. Il mio papà ha una laurea e parla perfettamente l'inglese. Il mio papà ha 3 lauree e parla 5 lingue e anche il dialetto. Il mio papà la domenica va alla partita e io aiuto la mamma a rimettere a posto la casa. Noi la domenica rimettiamo a posto la casa e poi andiamo alla partita, tutti insieme. Il mio papà è forte e sano. Anche il mio papà è forte e sano. Il mio papà è sano, ma una volta è stato in ospedale e la mia mamma lo ha accudito con amore. Anche il mio papà è stato in ospedale, ma il suo compagno non l'hanno fatto entrare e così ha aspettato tutto il tempo in macchina, con amore. Il mio papà dice che le famiglie come la nostra sono famiglie normali. Il mio papà dice che tutte le famiglie sono famiglie normali. Il mio papà è molto ricco, guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Io di papà ne ho 2. Non lo so se sono ricchi, ma a me non manca niente. Noi siamo ricchi ma democratici e onesti. Ogni anno paghiamo le tasse. Anche noi siamo democratici e onesti. E anche noi paghiamo le tasse. Tutte. Quando mio padre andrà in pensione, la nostra famiglia guadagnerà lo stesso tanti soldi. Quando mio padre andrà in pensione, la nostra famiglia guadagnerà sicuramente tanti problemi. Il mio papà ogni volta che va a votare cambia idea per cercare di migliorare le condizioni della nostra famiglia. Il mio papà non ha mai cambiato idea sulle condizioni della nostra famiglia, ma va comunque a votare. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, basta. Grazie a tutti.